Buonasera a tutti amici di Betty e Marco e buona Pasquetta ancora a tutti. Allora, Buona Pasquetta a tutti. stasera vi faremo una ricetta facilissima perché dopo tutta la carne che ha mangiato Marco mi ha chiesto Tutta, l'ennesima era cosa. pochina, però va bene. Non era mogli. Mi ha chiesto una buona omelette. Ci Non sta. ci vuole niente a farla, la Ci faremo sta. insieme e poi l'andremo a condire, vi farò vedere come. Allora, due uova. Io ovviamente ve ne farò vedere una, ma come minimo ne dovrò fare tre per me. Come minimo, anche che queste che uova sono così bianche e Uova sbiadite? di gallina Ah, bianca. ok, Ok, andiamo a separare gli albumi dai vabbè. Non tuorli. sono più uova di Pasqua, ormai è No, finita Pasqua è Pasqua. passata. Allora, separiamo gli albumi e i Ok. tuorli li mettiamo in un altro recipiente. È una ricetta facilissima, Quindi due però. uova si separano albumi Esatto. dal tuorlo, ok. Quindi con molta calma e questi albumi li andremo a montare con la frusta manuale. Non c'è bisogno di usare la frusta elettrica, quindi perdiamo un po' più di tempo, ma Ok, non occorre amore, frusta quante uova di elettrica. Pasqua ti ho regalato? Uno. Pure ad Alessia, Anche vero? ad E che Alessia. sorpresa ci hai trovato? La sorpresa? Dai, Non ricordo. vabbè, l'ha aperta Alessia. C'era Aperta Alessia, un sì. pupi, il cuscino, quello che si mette, si gonfia, si porta a mare del cuscino dai me Ecco. contro te, per la Ok. felicità della nostra piccola Alessia. Esatto. Allora. Però il cioccolato chi se l'è mangiato? Ma quello tutto tu, non c'erano dubbi. Oggi mi ha telefonato un'amica della pagina e mi ha fatto parte i complimenti che ci ha fatto. Ha detto: Marco, quanto mi fai sorridere. È stata veramente dolcissima. Allora, andiamo a montare gli albumi con una frusta manuale. Perdiamo un po' più di tempo, ma gli albumi Cioè si monta a monteranno neve. a neve, esatto, sì. Non c'è Dici bisogno di diciamo che usare. a Palermo finalmente nel pomeriggio della Pasquetta è tornato un po' di Per fresco. fortuna sì. Se n'è andato quel caldo sahariano, Sì, compresa sì. la terra. Allora, montiamoli con la frusta manuale. Allora, amici, guardate, ho montato i due albumi, si perde un po' più di tempo. Prendiamo un pizzico di sale e lo andiamo a mettere nei nostri tuorli e iniziamo a sbattere i nostri tuorli Ok. con una semplice forchetta. Questa è venuta una neve. Ma sì, che non ci vuole nulla a farli. Diciamo che io queste le chiamo le omelette supplì. Posso chiamarle così? Ma sì, amore, anche omelette semplicemente si possono chiamare, eh? Ok, una volta sbattuti i tuorli, vanno inseriti piano piano negli albumi. Quindi li inseriamo tutti e giriamo con una spatolina, piano piano. Ok, in questo modo. Dobbiamo amalgamare sia gli albumi che i tuorli. Ok. Abbiamo messo un pizzico di sale, se volete aggiungete un pizzico di pepe, No, il io non lo pepe farò. Ok. no, il pepe glielo mettiamo sopra poi al Esatto, massimo. a questo punto, amore, inquadrami, ho preparato una padella dove metterò un filo d'olio, ma proprio un filino. Cammino perché ho bisogno oggi di Eh camminare, certo, amore, dopo continua a tutta la carne camminare. che ho Con mangiato. un tovagliolo spargo l'olio. Tutta la padella, ok. Torniamo, prendiamo gli albumi con i tuorli e lo andiamo a mettere nella nostra padella. Ecco Ah, quindi si mette per com'è direttamente in padella. com'è, sì. E Ah, che lo facciamo meraviglia. scendere. Che bontà. Eh sì, questa è l'omelette che facciamo noi. Ok. Vuole coperchio? Certo. No. Lo spargiamo. Espandiamo un pochetto, ma proprio poco. Ok, così. Perfetto. Facciamo una. Abbassiamo la fiamma e andiamo a mettere il nostro coperchio. Facciamo cuocere per circa 4 al massimo 5 minuti. Allora, amici, dopo 4-5 minuti Mamma, c'è che un la nostra profumino nuvola sta meraviglioso. crescendo, cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire sopra una metà due fette di prosciutto Cotto. cotto e poi ho scelto tre fette di provola dolce. Naturalmente questa è la mia, questa omelette. Ma io su questo non avevo dubbi. Facciamo sciogliere il formaggio per altri 2 minuti, dopodiché l'andremo a chiudere insieme.
Allora, amici, appena vedete che il formaggio si è sciolto, comunque aderito alla nostra omelette, spegniamo, altrimenti rischiamo di farla bruciare sotto, e la andiamo a versare in un piatto. Ma che meraviglia! Sì, sì. Che però bontà. Questa mi sembra anche abbondante per farla mangiare solo a te. No, amore mio, non ti preoccupare, non che io sei digiuno, riesco a mangiarla. A questo punto, o con due forchette o semplicemente con le mani, la prendete e la andate a chiudere. Ah, che meraviglia! Viene una la mia omelette. Io ve la taglio pure. La mia omelette supplì. Allora, amici, tagliamola questa meraviglia. Vedi, io anche metà, secondo me, per te, per... Guardate che bontà. Aspettate, tagliamo bene il formaggio. Perché non mi rovinare la mia metà, amore mio. Allora, me la prendo io la tua metà, amore. Che meraviglia. Com'è? Deliziosa. Com'era? Allora, avete visto quanto sia semplice farla? Poi la potete condire come preferite. Io ho messo prosciutto e formaggio, ma voi all'interno potete mettere qualsiasi cosa. Spero che vi sia piaciuta. Noi stasera mangeremo questo. Omelette. Le omelette. Ci siete mancati. Non vi perdete domani le ricette di Betty e Marco. Ancora buona Pasquetta a tutti. Ciao da Betty e Marco. Giustizia per Beatrice. Ciao amici. Ciao.